cominciata, e voi siete troppo giovani per saperlo, ma è cominciata con le Brigate Rosse, col rapimento di Moro. Io stavo girando, non potevo fare i rumori di sparare perché sennò mi arrivavano 200 volanti notte tempo giorno o di giorno. Quindi le cose sono andate per grado. Quindi piano piano la gente usciva meno la sera, la televisione inglobava i più possibili spettatori, poi c'era pure la crisi della benzina, cioè il tutto è successo perché, come dire, da un punto di vista sociopolitico qualcos'altro accadeva e influiva, non apertamente, ma lo si è considerato dopo, sul cinema. Quindi diminuiti gli spettatori e sono morti i generi. I generi poi si sono susseguiti, perché prima c'è stato il western, poi c'è stato il poliziottesco, poi durante e dentro c'era un po' di sexy e un po' di horror. Cioè gli stessi registi, non so, citiamo Fulci così, è chiaro tutto, ha fatto tutti i generi. Il termine è di internet, ma insomma ha navigato tutti i generi. Massacesi. Tutto lui. No, Massacesi non era un regista, Fulci era un regista. Non facciamo, perché queste distinzioni, anche se brutali, vanno fatte. Gioia D'Amato e Gioia D'Amato. Lucio Fulci ha fatto 3-4 film buoni che si possono ascrivere a una filmografia. Cioè, Lucio era un regista. Massacesi era un brattatore incredibile. Poi i termini da me inventati sono filmisti, filmieri, cinemisti, cinemieri. C'è tutta una categoria di gentaglia che sporcava pellicola. Quando parli di Salvatores piuttosto che di Peppuccio Tornatore, parli, diciamo così, di quelli che sono i maggiori oggi che vanno. Però ai miei tempi i maggiori erano Visconti, Fellini, eccetera, eccetera. Quindi questo discorso non lo puoi fare, perché mentre nei miei tempi, continuo a chiamarli retoricamente così, c'era tutto un genere, una produzione, e poi c'erano questi, adesso non c'è niente. A parte che Tornatore gira come uno degli anni 50, il meno dotato come scrittura cinematografica. Salvatore c'ha qualche ideuccia un po' di più, ma insomma, nessuno di questi può essere, come dire, paragonati, insomma. E poi Muccino, i suoi valori sono nella storia e nella psicologia dei personaggi, cioè nella modernità di aver acchiappato questo momento dei trentenni che si muovono in questa maniera un po' confusa. Da questo, che è un film, al cinema il discorso è un altro, figliuolo, perché il cinema è una cosa, fare un bel film è un'altra. Di bei film ce ne sono, io ne ho visti migliaia, quasi tutti i film dei grossi registi americani, anche di quelli di oggi, sono tutti dei bei film. Il cinema è un'altra cosa, il cinema è quello che fa Tarantino, il cinema è quello che fa Ferrara. Ma l'avete visto i funerali di Ferrara? I funerali, sì. Che come si è chiamato in Italia? E Le Iene di Tarantino, la sceneggiatura. Siamo sul piano della tragedia greca. Niente accadeva sulla scena nella tragedia greca, niente. E così nelle Iene, tutto è già accaduto e poi arrivano i fatti. Siamo sul piano, mi si perdoni, il termine Eschileo, è lo stesso Ferrara, grandissimi. Ma questo è il cinema, veramente bestiale. Grazie a Dio tra qualche anno finirà, come giustamente ha detto Massimo Cacciari, che è un buon amico. Cioè internet assorbirà tutto il mondo e anche la televisione tornerà a essere quella che era all'inizio, un elettrodomestico, eccetera, eccetera. Ma oggi come oggi c'è poco da fare, 15 milioni a vedere la Carrà. Ma io non lo so, non lo so, com'è possibile un fenomeno del genere? A parte poi che ne parlano male, e viene meno un milione e mezzo. Ma insomma, stiamo sempre su una base mostruosa, cioè tutta l'Italia vede Sanremo.
tutti i giornalisti ne parlano male, però il fenomeno rimane. Quel povero Costanza ha chiuso, per ferie. Vabbè. Ma non solo lui, altri 3-4 cose hanno chiuso per ferie finché non finisce Sanremo, eccetera, eccetera. Termine popolare nell'accezione più schifosa del termine, perché quando c'è quella gramsciana che potremmo utilizzare, ma non è possibile che una nazione sia questo, non è possibile, non deve essere così. Una povertà, per povertà intendo mancanza di intelligenza e coscienza di sé, che è veramente è spaventoso, ed è spaventosa l'adesione quindi a quel tipo di spettacolo, che non c'è. Ladri di biciclette, secondo te che cos'è? Beh, ma scusa, che cosa è? È un film popolare, che cosa è? Non siamo mica le vette di Bergman, che è un intralazzatore di intellettuali e nient'altro forse. Ma è come si facevano i film in Italia, no? A questa maniera qua. Anche Lombardo, quando era il produttore del Gattopardo e di Sodoma e Gomorra, prima di fare un film, faceva 18 telefonate. Queste telefonate erano i numeri di tutti i distributori regionali. Allora, faccio un film con Fernando Di Leo, Tizio e Caia, va bene? Sì. Quelli mandavano le cambiali, Lombardo le portava in banca e così si facevano i film. Tu puoi immaginare perché è morto il western? Il western è morto perché i distributori, prima ancora di chiedere, con l'esclusione ovviamente di Tessari e Leone, prima di chiedere quanti morti ci sono. Sembra una barzelletta, e invece è così. Perché quei figli di puttana di esercenti, ogni volta che moriva qualcuno, acchiappavano il gradimento del pubblico ad orecchio. E così è morto il western. E il poliziottesco italiano è morto per banalità. Laddove invece la vita continua sempre è nel film comico. Pubblico, questi film di cui stai parlando, questi li ho prodotti io, la Daumia è la zona delle Puglie dove sono nato. Quindi questi film qui dove ho potuto fare il mio comodo, salvo massacro censura, sì, certo, ma comunque fare i film che mi interessavano, li ho prodotti io. Milano Calibro 9, La Mala Ordine, che non devi sottovalutare, che è un altro signor film. No, no. Il Boss. Sono tutti film che ho prodotto io. Per l'amor di Dio, ascoltami. Corri a prendere la bambina e partite subito. Ho trovato un conto aperto con Don Vedo 3 soldi. Ti giuro per il bene che voglia la bambina che non so di che si tratti. Ma perché non lo vai a pagare questo conto? Ti scongiuro, Luca. La tua vita adesso colpisce anche noi. Vado a pagare questo conto. Dio mio, non è servito a niente starti lontano. Vado ad un Vito. Vado ad un Vito. Sì, sì, ci andrò. Ma adesso non c'è tempo, capisci? Corri alla scuola e partite. Tieni. No, no.
7-8 nomi democristiani, di maggiorenni democristiani, e il ministro Gioia mi fece causa. Ma come l'ha affrontato questi problemi fuori? Misi Gioia, misi anche Lima nel 72, quando hanno processato Andreotti. Andreotti non sapeva che il povero Lima potesse essere colluso con la mafia. Io nel 72 lo mettevo in una lista di mafiosi noti, onorevoli democristiani e ministri democristiani, tutti quanti. Tanti che mi aspettavo i picciotti sotto casa. Così. Quindi misi anche un cardinale con un capomafia a parlare, che era il cardinale Ruffini, quello che ebbe a dire la mafia non esiste. E io lo inserii. Cioè io nel mio piccolo i film li politicizzavo, poi succedeva come in Milano Calibro Nuovo, che il discorso fra i due commissari, quello di destra e di sinistra, l'esercente di Milano voleva tagliare il pezzo perché si parlava male dei ricchi. Ma tu ti rendi conto da che mondo veniamo noi? Questo succedeva. E, non so, Orson Welles, che fa il primo film, Citizen Kane, eccetera, eccetera, poi non raggiunge più quelle vette. Nessuno di noi sa il perché. Nel nostro piccolo, anche Marco Bellocchi, che eravamo amici al centro sperimentale, dopo i pugni in tasca non ha mai più raggiunto quelle altezze là. E qualche botticella la darei pure a Nanni Moretti, il quale ormai è diventato un parolaio, un po' di cose, racconta troppo di sé, mentre prima oggettivava una generazione, adesso non più, si sarà stancato. E dai, un Tarantino deve aver visto, data l'età, deve aver visto i miei film in America nel cinemetto sotto casa sua. Questo lo dico sempre perché è chiaro, per l'età non può avere nozione di Fernando Di Leo. Né i miei film entravano nei circuiti importanti, perché in America c'è una censura economica nei confronti dei film europei che fa schifo da sempre, che fa schifo da sempre, ma questo non nei confronti dei film di Fernando Di Leo, ma di Antonioni, ma di Visconti. A Sergio Leone, per distribuirlo fino al cast, lo hanno deciso loro e gli hanno fatto venire l'infarto. Una volta in America hanno tagliato gli hanno fatto venire l'infarto. Qui, chiusa la parentesi sui bravi americani, qui Tarantino, quello che c'è effettivamente di efficace in questo gruppo di film miei è l'inizio,
quello è assolutamente, come dire, mio. E questo lo ha rilevato Tarantino, ma ti dirò che è già un bravo critico italiano, ancora prima che si sapesse che esistesse un Tarantino che si chiamava Buttafava, un ragazzo che scrive, ragazzo, è morto purtroppo, già mi chiamava il Don Siegel italiano. Quindi l'accostamento a una maniera di fare cinema l'avevano colto, non tutti, perché ripeto, in Italia non si erano accorti neanche che Sergio Leone era un grosso regista. Io ho tutte le critiche dell'epoca, ce l'ho tutte, perché le perseguivo essendo l'autore dei film, li perseguivo. Una cosa veramente da piangere, vecchi tromboni, perché in Italia si poteva parlare a un certo livello solo di Visconti, di Fellini, e gli altri, poi esisteva subito il fatto razzista della serie B. Tarantino l'ha chiamata 4 mesi fa. Sì, perché quando quelli di Notturno pubblicarono una mia intervista, chiesero a Tarantino se voleva mandare delle note su di me. Lui stava girando il film con quella ragazza, no? Jackie Brown. Bravo. E non potete manco rispondere, probabilmente il messaggio Notturno non glielo diedero nel manco. Quando ho finito il film e tutto, lui mi richiamò e mi c'ho tutti i suoi indirizzi eccetera, e mi disse che qualsiasi cosa occorreva era a disposizione. Io naturalmente dissi è fatta, e raccontai con quelle 150-200 parole d'inglese che so, adesso se non serviva, che in quel caso avrei chiamato o fatto richiamare. Comunque è stato un piacere. Gli auguri al Nido del Cubuno, ma non piccoli, grandissimi. Grazie.